Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZoPlayers. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con The Evil Within. Allora ragazzi, dobbiamo ritornare da O'Neill perché ci deve spiegare come raggiungere quell'edificio lassù in alto, se non sbaglio. Sì, esattamente quello. Allora, diamo un'occhiatina alla mappa. Quindi O'Neill ce l'abbiamo qua a rifugio. Io direi di spararci questo segnale ribelle qua, ragazzi. Tanto già che ci siamo è di strada, quindi mettiamo il nostro, lo marchiamo praticamente, aggancia. Amico, lasciami andare. Noi abbiamo dei rifornimenti. Okay. Posso portarti al sicuro. Seguimi, io posso portarti via da qui. Ok ragazzi, purtroppo sono respawnati una marea di quei maledetti schifosi. E toccherà fare veramente tanto stealth, perché se ci la gente Mobius morto, pezzi di ricambio. No, ci interessa momentaneamente questa, ragazzi. Dicevo, raga, questa qua con il coltellaccio. Dobbiamo riuscire a fare. Ok. Un po' di stealth che mi sa che sarà tosta. Allora, bottiglia. Ne abbiamo solo una, cazzo. La prossima volta potrebbe andare peggio. Infatti. Ok. Sempre quella lì, perché sospetta che siamo nei dintorni ed effettivamente c'è ragione. Il problema è che questa dobbiamo seccare con l'ascia, ragazzi. Questa è postarella, eh. Ecco qua. E l'ascia è andata. No, però col coltello ci abbiamo dato la mazzata finale. Ok. Un po' di gel verde, va. Ragazzi, sarà tosta riuscire a non farsi beccare qua. Cazzo, mi sembra qualcuno, invece è una luce. Ok. Allora, di qua. Passa, sì. Ok, perfetto. Vediamo un attimino la mappa, due secondi. Proprio di fronte a noi, questo edificio qua. Ok. Questo non so se... No. Possiamo ispezionarlo? Forse sono queste le casse che dicevate, raga. Sì, ok. C'è una mazza. Sì, segnale qua. Dobbiamo entrare qua dentro, ragazzi. Allora. Ok. Parti di armi, sì. E riprendiamoci una bottiglia. Quindi piano piano sali, tagliamo, va. Raga, sento un respiro parecchio pesante, che cazzo è? È qua dentro almeno? Sembra abbastanza tranquilla la situazione. Allora, polvere da sparo. Dimenticavo che c'avevo anche la torcia. Si è aperto una porta lì. Allora, file. Opuscolo di benvenuta a Union. Union combina perfettamente il fascino di una cittadina di provincia con le tecnologie più moderne in una meravigliosa cornice naturale. Lasciati trasportare in un luogo semplice in cui il sorriso dei cittadini è accogliente e familiare. Fuggi dalla frenesia e dal trambusto e vieni a vivere in una città che ti accoglierà a braccia aperte. Union, la tua nuova casa. Zoom, giriamo un po'. Ok, niente, giusto un opuscolo.
Allora, si era aperta questa porta qua, ora si è chiusa come mai. Questo è tipo un'agenzia viaggio o qualcosa del genere, probabilmente. Dovremmo essere nel posto giusto, ragazzi, però. Giusto. Sì, però probabilmente. Dobbiamo andare un pelo avanti, perché non è che non è su questo livello qua. Un tubo, ottimo, così ci possiamo fare la ricarica per la balestra. Le frecce ad arpione. Don't. Non andare. Ok, raga, quatti quatti. Ok. Ci siamo alla risonanza, eccola qua. Riconosco lo stile. Sì. Ma ancora lui. Ok, sintonizziamo, vediamo un attimo. Ricordi i residui. Cosa abbiamo qua? Un altro comunicatore. Forse è di Ryan. Membri della Mobius. Potrebbero avere qualcosa di utile addosso. Registro comunicatore di Turner. Ultima registrazione trovata sul comunicatore. Turner. Ho modificato il comunicatore in modo che rilevi i segnali dei chip unitari. Ho trovato le posizioni del resto della squadra di sicurezza o di ciò che ne resta. Dovrebbero avere dei rifornimenti e allora non serviranno più. Tutti quei chip trasmettono da cervelli morti. Ok. La posizione degli agenti Mobius è stata aggiunta alla mappa. Vediamo un attimo. Ok, eccoli qua. Vabbè, ce n'abbiamo uno qua vicino, uno sulla strada e agli altri indietro, che magari lasciamo leggermente indietro, tanto ripasseremo da queste bande qua, ragazzi. Vediamo un attimo, se riusciamo a beccarli al volo e poi ci dirigiamo da O'Neill. Ok. Altro di interessante qua? Non credo. Vediamo un po'. Una macchina per immortalare la vittima. Gli ha fatto saltare in aria la testa, va bene. Direi che siamo a posto qua, a parte di armi. Sì, possiamo uscire, ragazzi. Cazzo! Dove è Stronzo. andato? Era lì che ci aspettava. Ok. Niente. Vacca ladra. Non è buono. E questo che cazzo sarebbe? È disgustoso. Ok. Tre teste mozzate. Niente, ragazzi, ha pizzato. Mi sa che ce n'è più di uno qua. Sì, via! Ok,
Via, veloci. Cazzo, carica. Abbiamo preso in testa. Pistola, pistola, pistola. No, 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 figlio di puttana. No, questo è tosto, raga. Via. Questa pistola devo potenziare, ragazzi, perché così non va bene. Che roba è quella lì? Ok. Come usciamo da qua? Un attimo, vediamo un attimo. Ci siamo presi qualcosina sicuro, qualche passaggio. Qua abbiamo già visto. Non è che questa possiamo spostare, sì. Ok, interagisce. Mi sta cercando sta luce, vacca ladra. Ok. Siamo fuori? Strano. Sì. Persino per questo posto. Sono vicino al rifugio di O'Neill. Meglio dargli la brutta notizia sui suoi compagni di persona. Ok. Se non sbaglio, ragazzi, fai rapporto O'Neill. Qua dietro ci abbiamo... Però se andiamo a destra... Vabbè, andiamoci a prendere questo rifornimento. Pezzi di ricambio dietro di noi. Che in linea? E là in alto. Ok. E poi ci buttiamo da O'Neill, tanto è lì vicino. Niente? Ma prima volta che capita, va bene. Ah, ma è chiuso. Mobius. Niente, raga, conviene andare da O'Neill perché qua mi sa che... Ah, c'è una scala qua su. Un attimo. Ok. Credevo sinceramente... Ora, non voglio portarmi merda, ma pensavo peggio. A livello di... Sti maledetti. Che sono risponati. Invece sembra abbastanza lineare come prima. Quindi ce ne sono, ma non in maniera eccessiva. Perché cazzo? Io devo imparare a stare zitto. C'è anche della roba interessante qua, raga. Allora. No, fai il tuo giro di pattuglia a non rompere il cazzo. Oh, un fucile, caputtana. Dobbiamo prenderlo, raga. Un attimo, dobbiamo fargli fare un altro giro. Per forza. Dove va? Ok. Allora, appena passa questa. Perfetto. Fortunatamente è abbastanza lento. Sì, c'è della robina interessante qua. Dobbiamo prendere assolutamente sta roba qua e squagliarcela. Facciamo le cose con calma. Dovremmo riuscirci, eh. Qua vedo due di polvere da sparo. Una bottiglia, probabile.
Pieno? Cazzo, non sono pieno. Allora, cosa ci abbiamo? Andare a raccattarci questo fucile qua. E delle parti di armi là in fondo. Ok. Il corpo di questo fucile di precisione è gravemente danneggiato. Con i pezzi giusti potresti ripararlo, ma il precedente proprietario non è in grado di aiutarti a trovarli. Beh. La canna è andata, ma il resto sembra ok. Mi servono dei pezzi per sistemarlo. Ah, ok. Registro Mobius, pezzi di ricambio. Registro trovato sul comunicatore. Ketting. Siamo sul tetto dell'edificio accanto all'ufficio informazioni. La canna del fucile di precisione è andata. Mi servono subito dei pezzi di ricambio. MC Coy. I pezzi sono nel capannone oltre l'Union Auto Repair. È nella zona nord-ovest della città, proprio vicino alla frattura. Dai, amico. Chatting. Ketting. Vabbè, comunque, ragazzi, non mi interessa dove sono. Portameli prima che queste cose trovino il modo di salire. McCoy, cazzo, perché? Toccano sempre a me i lavori pericolosi? Non lo so. E io intanto sto rallentando per... Ok. Le posizioni strategiche mobili sono state aggiunte nella mappa. Un attimino, diamoci un'occhiata. Allora. Banco da lavoro. Nord-ovest. Parti del fucile di precisione, ragazzi. Sono da tutta un'altra parte. Io direi che tanto ci abbiamo sulla mappa. Il che già non è male. Assolutamente. Quindi tanto ci ributtiamo là prima o poi, sono sicuro. Questo significa che comunque sentono la nostra presenza in qualche modo, sti maledetti. Certo che siamo lenti, eh. Siamo veramente lenti. Cazzo che... Pensavo girasse di qua, ragazzi. Ok. Ora faccio tornare indietro e poi con lui, nel mentre che va avanti, andiamo in diagonale verso la scala. Ok. Ce l'abbiamo fatta, raga. Dai. Come va a compenetrare. Perfetto, la scala dov'è? Allora, ci ributtiamo da un hill. Facciamo modo di scendere più velocemente. Ok, col cerchio. Allora, dritti per dritti, perfetto. Era quello che sentivamo, quel respiro pesante. Me lo segno, raga, perché sennò... Ok. Ah, vabbè, siamo proprio davanti. Però c'è anche un altro segnale ribello, sbaglio. Vabbè. Andiamo da unire. Ok, allora, dopo vediamo se riusciamo a potenziarci qualcosa anche noi stessi, magari un po' più di salute o via discorrendo. Okay, intanto, prima di parlare con Onir, ragazzi, facciamoci un po' di rifornimento di sta robina. Proiettili di pistola, pieno.
Ma qua c'abbiamo anche un tubo, sbaglio. Bene. Pare non ci sia nient'altro. Possiamo parlare con O'Neill. Ce l'hai fatta tutto intero? Non so se sono tutto intero, ma sì, ce l'ho fatta. Ora dimmi come arrivare al municipio. Union ha una specie di dietro le quinte, serve al personale della Mobius per osservare i soggetti in segreto. Molti passaggi sono ancora intatti, perciò le spaccature si possono aggirare. Ma alcuni pezzi della città fluttuano in aria. Che tunnel sono? Sono passaggi, non tunnel. Praticamente quando li attraversi vieni rimodulato. Li chiamiamo il midollo, esistono in una dimensione separata da quella visibile. Non ha nessun senso. Per fortuna non serve che tu capisca il meccanismo, basta che funzioni. Ma è un labirinto, se sbagli strada potresti finire dalla parte opposta della città. Dov'è questo midollo che porta al municipio? E chi è che si inventa questi nomi ridicoli? Ti segno la posizione del portale, è nel rifugio nord. Sembra un normale computer, ma non lo è. Ti do la password per attivarlo. Una volta dentro segui l'altro segnale per l'uscita B2. Dovrebbe condurti al municipio. Potevi anche dirmi tutto dal comunicatore. Forse sì, ma non avrei potuto darti questa. I passaggi sono intatti, ma il crollo di Union ha causato problemi alle infrastrutture. Il comunicatore rileva una fuga di gas sulla strada per l'uscita B2. Non puoi farcela senza questa. Fughe di gas letale, eh? Grazie per aver tenuto il peggio per ultimo, O'Neill. Da quanto abbiamo visto, dubito che sia il peggio che dovrai affrontare. Non aiuti. C'è altro che vuoi sapere prima di andare? Ok, allora, maschera antigas. Indossarla è l'unico modo per oltrepassare le zone piene di gas tossico del midollo. O'Neill è stato così gentile da trovarmene una. Almeno non devi indossare quella di un morto. Ok. Questo non è detto, magari l'ha levata qualche poveraccio. Allora, ragazzi, direi di modificarci le armi, salvare e buttarci magari nuovamente. Allora, potenziamento. Vediamo cosa possiamo potenziare. La pistola, ragazzi, veramente fa cagare a livello di fuoco. Portiamo a 100, 130 ricarica, io direi di sì, poi non possiamo fare nient'altro purtroppo. Questa possiamo potenziare a livello 2. Ok, no, ti mancano i seguenti componenti. Va bene, creazioni invece, ragazzi, possiamo farci munizioni del fucile, giusto due perché poi ne abbiamo un totale 7. Fucile di precisione, ci manca il componente che abbiamo visto, che oltretutto poi andremo a recuperare adesso strada facendo. Dardi ce li abbiamo, dardo fumogeno ci manca sempre. Cos'è questo? La polvere fumogena ci manca. Esplosivo, dardarpione ci abbiamo al massimo, ci facciamo una siringa. Direi che siamo a posto, ragazzi. Ok, andiamo a vedere se possiamo potenziarci il nostro. Anzi, mi bevo anche una bella tazza di caffè, così almeno ci rigeneriamo un peletto. Quindi andiamo a vedere se possiamo potenziarci Sebastian e ci buttiamo dal computer, che tra l'altro era nel punto di salvataggio precedente, quello che infatti c'aveva bisogno della password. Ok, dare una salvatina veloce veloce. Ok, ragazzi, salvataggio fatto, vi taglio giustamente i pezzi. Sì, così spacca tutto Sebastian, pezzetto del salvataggio che non me ne frega una mazza sicuramente. Ok, veloci, vorrei riuscire a raggiungere. C'è sempre stata 200. quella porta. Quale porta, Sebastian? Questa? Direi di no. Diavolo è? Qui può mettere alla prova le sue abilità, detective. Ok. Tipo? Poligono di È tiro. assurdo. Ci sta? Sarebbe assurdo lasciarsi sfuggire questa occasione. Liberi la mente e miri ai bersagli. Qui non serve preoccuparsi delle munizioni. Ok.
Vediamo un attimo, ragazzi. Una prova veloce. Ho visto che c'è una mira di merda. No. 55. 110. Il ratto anche. No, l'infermiera amica. No. Il problema è il movimento. Vacca. Raga, ecco qual è il problema. Ecco, ne abbiamo preso uno. Tizio è resistente. No, no. E cazzo, schiattano. Fine. Niente male, detective. No, più o meno. Il suo allenamento sta dando i suoi frutti. Ce lo dici te. Quindi cosa ci ha dato? Titolo cowboy, ma risultati facile 1455, ricompense acquisite. Vabbè, ci dà anche parti di armi. Bene, quindi ogni tanto magari ci conviene farlo, questo discorso qua di poligono di tiro. Niente, andremo a vedere un attimo se riusciamo a potenziarci, ragazzi. Ci buttiamo direttamente. Ci spacca. Sbriciola, Sebastian. E poi andiamo verso l'altro computer del midollo. Detective Castellanos, è sempre un piacere vederla. Anche per noi, Tatiana. Mi viene in mente quello di Zeli, che è Tatiana. Allora, cosa facciamo, ragazzi? Combattimento? Allora, attacchi. Aumenta i danni degli attacchi corpo a corpo, inclusi quelli con asce e coltelli. E non sarebbe male questo, raga. Riduce ulteriormente l'oscillazione del mirino. Io opterei per questo, corpo a corpo. Poi... per ora lascerei così e andrei sulla furtività. Furtività. Spacca bottiglie. Le bottiglie nell'inventario saranno usate automaticamente per liberarsi dalla presa dei nemici. Non funziona contro alcuni attacchi. Permette di eseguire uccisioni silenziose dalla posizione di copertura. Questo è buono. Aumenta la velocità di movimento da covacciati. Ragazzi, io direi questo. 5.000 non ci facciamo una mazza, quindi... e poi facciamo lo spaccabottiglia al prossimo giro. Però atletica? Riflessi, fornisce la possibilità di evitare automaticamente un attacco. Alcuni attacchi non possono essere evitati. Qua non possiamo fare niente, leggo giustamente un attimo al volo. Recupera energia, accelera il recupero dell'energia. Aumenta il livello massimo di barra... ah, questo per poco, peccato. Vediamo un attimo sulla salute se possiamo... 4.000 e 4.000. Niente, ragazzi, ci fermiamo qua. Peccato. Va bene. Il discorso qua potremmo... 75 di armi, niente. Niente, riusciamo. Perché non mi dà... lo specchio? Perché lo specchio è qua. Ok. Allora, ragazzi, ci becchiamo subito in questa porta qua, che vado a dare una salvata. Non vorrei perdere i potenziamenti, dover rifare da capo quella sezione lì. Ok, ragazzi, cerca l'ingresso del midollo nel rifugio nord. Mappa. E ci buttiamo. Dobbiamo riattraversare tutta la città. Però prima fucile di precisione, 323 metri, 24, quel che sia. Ah, possiamo nasconderci sotto? No, indaga. Ah, ok, polvere da sparo, giusto, sì. Raga, sento qualcosa qua.
No, non è di qua, è nella chiesa. Sì, un attimino, raga, un attimino. Interessante sta cosa qua. Perdonami per ciò che ho fatto. Perdonami per ciò che ho fatto. Prete, questo? Oh, signore, ti prego. So che ho peccato, ma non questo. Ti prego, non peccherò più. Ma io sparerei diretto. Mi spiace, perdonami per ciò che ho fatto. È una trappola, Sebastian. Signore, è tutto a posto? Oh, signore, ti prego. Ti prego. Ecco qua. Io lo sapevo, bacca puttana. Dovevamo farci cazzacci nostri, ragazzi. No. Suspense, raga. Perché sono entrato qua dentro? Perché? Domanda, ragazzi, perché? E fermo. No, 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 no. Ok. Quello è ancora vivo. Lo so che è ancora vivo. No, non è vivo. Ok. Porca puttana, ragazzi. Altro che cowboy. Vaffanculo, ho sprecato un fottio di munizioni. Tana di quella Eva. Sto qua. Vabbè, già che ci siamo. No, già che ci siamo, facciamo così. Uno. E recuperiamo. Piuttosto combattivo per essere un prete. Sì, abbastanza. Raga, mi sa che abbiamo attirato il mondo qua. Ok, possiamo uscire. Sempre se ce lo permettono sti maledetti cosi. Allora. Piano, eh. Ma questo? Cerchiamo di allontanarci, raga. Sa, raga, che abbiamo fatto un bordello della Madonna. Cerchiamo la via più sicura, piano piano. Qua in mezzo alle frasche dovrebbe essere buono. Colpi? No, non possiamo passare di qua. Cazzo. Ok. Allora, di qua. Se non sbaglio ci avevamo già stati, sì. Che era quello che si era chiuso alle nostre spalle. Pare verso primo o secondo episodio, non mi ricordo. Comunque già visitata come zona.
Vorrei capire che ci ha individuato di brutta maniera. Raga, non vedo nessuno, via. Ah, che cazzo è? Un cane? No, è quel coso di merda. No. Nell'erba col cazzo che lo individuavamo, raga. Merda, non abbiamo più munizioni del fucile. Ok, 147 metri. Tagliamo di qua. Allora. Ok, qua avevamo... Cos'è? Auto repair. Autoriparazioni. Ok, quello era il furgone che era meglio non aprire. E qua è pieno di stronzi a terra che tanto sono vivi. Vivi morti. Meglio girarci alla larga. Raga, mi tocca andare leggermente così perché, come avete visto, appena mi alzo sentono i passi. Cazzo. Ok, di là c'era il treno se non sbaglio. Sì. Di strada giusta. Ci siamo quasi, ragazzi. Mi interessa il fucile, assolutamente. Siamo un po' più tranquillo, mi alzo. Ok. Vedo qualcosa nel mezzo. Possibile? No, una luce, non ti far fottere che lì c'è della gente brutta lì a terra. Ci siamo. Bottiglia. Vai. Ottimo. Perfetto, parti per fucile di precisione, pezzi di ricambio per fucile di precisione. Se esistono delle parti, deve esserci un fucile intero da qualche parte, cosa che... Queste parti andranno bene per il fucile di precisione. Ottimo. Ok. Ah, anche le munizioni, bene. Un po' di rovina. Ragazzi, ci buttiamo verso il computer del midollo. Da lì, ragazzi, direi che ci possiamo salutare e riprendiamo nel prossimo episodio. Vediamo un attimino di percorrere... Allora, un attimo... Ok, tutto sulla destra. Ehi, dietro le quinte. Non abbiamo altri segnali qua, no? Ok, 77 metri. 60. Beh, meno male che comunque sia le distanze sono percorribili abbastanza velocemente, quindi... Non male, non male. Là è dove abbiamo... Dove abbiamo praticamente rintracciato il primo segnale di Lily. Che l'ingresso, se non sbaglio, era da qua, qua frontale. Vediamo un po', pigliamo anche sta bottiglia qua. Proprio così. Ah, che cazzo è? Cos'è l'ultimo? No. Ah!
mossa di merda. Fanculo. Dai, 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 che la cerchiamo con... No! Merda. Merda, raga, non ci voleva ora. Dai. Ok, ragazzi, provo a fare una cosa. A schiattare. Così schiattiamo. Buttiamo direttamente dentro, subito al volo. Dai, 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 non mollare, non mollare, non mollare, ti prego, Sebastian. Cazzo, come siamo lenti come la merda. Ok. Va bene, ragazzi, era l'unico modo. È ora di aggiornare Kidman. Ok, sentiamo un attimo. Kidman, mi senti? Forte e chiaro, ci sono aggiornamenti. La buona notizia è che ho localizzato O'Neill e che mi ha spiegato come trovare Lily. Ottimo. Quella cattiva è che Union sta letteralmente andando in pezzi ed è popolata per lo più da mostri e cadaveri. Sai quello psicopatico di cui ti parlavo? Quello con i poteri che non dovrebbe avere? Ha rapito Lily. Sto per entrare nel midollo del quale hai tralasciato di informarmi per raggiungerlo. Non c'è stato tempo per un briefing prima di farti entrare, ma non credevo che le cose andassero così male. È esattamente come al Beacon. Anzi, peggio. Mia figlia non era intrappolata nel Beacon. Ok, calmati. Forse posso aiutarti. Puoi dirmi qualcosa su questa persona? Maschio, sul 1,80 m, capelli neri. Si crede una specie d'artista. Non è molto. Già, non dirlo a me. Vado al municipio. Ci sentiamo più tardi. Cosa voleva? Il codice fiscale. Va bene, ragazzi, direi che ci possiamo fermare qua. Nel prossimo episodio partiamo subito col potenziamento del fucile. Più che altro aggiustiamo il fucile. Vediamo di recuperare un po' di munizioni perché... Porca puttana, sono rimasto un po' a corto, mi sa. Soprattutto del fucile. Sì. Ok, ragazzi, direi che ci possiamo fermare qua. Entriamo nel midollo nel prossimo episodio. Come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like e condividete. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!